Ciao a tutti, allora un piccolo video per farvi vedere un po' di new entry per quanto riguarda prodotti per labbra e blush e uno smalto che però è a rappresentanza di una categoria. Non vi faccio vedere qui gli smalti perché io preferisco farli vedere swatchati, quindi sulle tips che in questo momento non ho perché le ho finite quelle a disposizione, quindi spero di recuperarne presto qualcuna e di farvi un aggiornamento di novità di smalti perché tantissimi tra l'altro durante questi mesi estivi li ho usati e ho cambiato lo smalto veramente in maniera assurda in questi mesi e ho avuto modo di riprovare anche le nuove marche grazie appunto alla mia amica Esa e vedrete insomma ne ho preso uno in rappresentanza che non avevo mai avuto modo di provare che tanti di voi mi avevano consigliato e quindi vabbè bla 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 bla. Partiamo dai prodotti labbra di cui due li ho acquistati io e uno è un regalo e sono appunto tre new entry. Una ve la faccio vedere subito, me l'avete già vista indossata in realtà nei video passati, aspettate che faccio cadere tutto, ed è sempre un Maybelline della linea della Vivid. Io avevo già lo Shocking Coral che se non mi sbaglio è 930 ma non sono sicurissima. Questo qui è il 902 ed è il famigerato Fucsia Flash questo. Il 902 è la numerazione inglese. Questo è stato comprato dall'Inghilterra quindi ha la numerazione 902 che è inglese. In altri video o comunque negli swatch su Google potrete vedere un numero diverso che mi sembra sia l'800 qualche cosa perché in Inghilterra sono uscite 5 colorazioni di questo rossetto, non so in altre zone d'Europa. Qui da noi ovviamente non sono usciti, cioè vi faccio proprio breve breve la cosa come al solito, vabbè. E quindi queste 5 colorazioni partono dal 900, insomma sono più o meno su queste numerazioni qui e questo è il 902. In America, negli Stati Uniti, ne sono uscite 10 di colorazioni e lì il Fucsia Flash è l'800 e pifferi, non me lo ricordo. Quindi questa differenza di numeri è data dalla provenienza del rossetto. Lo dico appunto perché è capitato a me di rimanere un attimo così, non ci stavo capendo niente, poi dopo sono arrivata al bandolo della matassa. Il colore è questo, è un fucsia di quelli super mega accesi. Ripeto, me l'avete già visto. Ho visto che in videocamera con la finestra così di fronte con la luce molto sparata. No, lo swatcho qui perché al solito sulla mano abbronzata si vede poco il colore. Ed è questo qua. Non so onestamente cosa verrà fuori, perché ripeto, quello che porto sulle labbra nei video è molto falsato, sembra molto più chiaro di quello che è nella realtà, ma è un fucsia veramente pieno e molto molto acceso, bellissimo. Io con questi rossetti mi ci trovo da Dio, lo Shocking Coral ce l'ho già insomma da un pochino di tempo e mi stanno piacendo molto. Poi ho preso in ordine di tempo quello che indosso oggi, che è questo Glam Shine Balmy Gloss della L'Oreal, questo qua. Il colore che ho preso io è il 900 ed è questo rosso ciliegioso molto 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 bello. Allora, io questi qua li ho presi per una ragione. Da quel sapone fino a una settimana fa erano in sconto, mi pare, del 40% e l'ho pagato sui 6 euro e qualche cosa. Adesso c'è uno sconto molto ridotto e stanno intorno ai 10 euro e qualcosa. A prezzo pieno stanno tipo sui 12 euro, cioè una roba assurda. E onestamente non l'avrei preso neanche a 10 euro e rotti. A 6 euro sì, perché ora vi spiego. Il colore è questo ed è un colore pienissimo, molto lucido. Ripeto, è questo che indosso, ma sono un po' falsati i colori dalla luce molto forte della finestra, ma se non faccio così non vedete nulla e quindi pazienza. Forse è più veritiero qui sulla mano che non sulle labbra. E perché? Perché sono dei rossetti. Io non amo molto questo genere di prodotto. L'unico che finora mi era piaciuto era quello di Revlon, che ho ancora, lo 010 della Revlon, che sono però dei lip stain, quindi hanno un colore comunque intenso, bello coprente e duraturo. Tutti quelli un po' glossosi che sono usciti di Kiko, di Deborah, di Rimmel, li hanno fatti tutti, tutti hanno fatto questo tipo di prodotto. A me non fanno impazzire, ma io di base non amo i gloss, quindi l'ho detto più e più volte. E
per questa ragione, insomma, sono molto molto sheer, molto un po' appiccicaticci. Quando sono andata ultimamente avevo provato quelli di Deborah e poi questo. Quando ho visto questo, me ne sono innamorata pazzamente perché, ripeto, è proprio un rossetto. Poi oltretutto costava pure parecchio meno di quello di Deborah e a mio parere, insomma, era più nelle mie corde e ho deciso di prendere lui. Ripeto, però l'ho pagato 6 euro e qualche cosa scontato da acquasapone. Questo è fantastico, è davvero bello. È un rossetto a tutti gli effetti e non ha una durata di quelle chissà cosa. È un rossetto che va via se mangiate, se bevete, però vi lascia comunque un po' di colore sulle labbra, che male non sta. Poi ci sono dei colori davvero molto belli, sia sul rosa più chiaro, quindi più mettibili se mettete colori più nude, e ce n'è uno molto bello che è un fucsia scuro, fucsia rosa scuro, e all'interno ha una piccola luminescenza sull'azzurro, che è quell'effetto che sbianca tanto i denti ed è molto luminoso, molto bello. Non l'ho preso perché io ho il gloss della Collistar molto molto simile, ma l'ho preso per qualcun altro e lo vedrete altrove. Poi, sempre della L'Oréal, è uscita in questo periodo, dipende dalle promozioni della vostra acquasapone. Andate sul sito e scaricatevi il volantino e vedete un po' a che circuito appartenete, perché va per regione, da quello che ho capito. E nella zona del Lazio, mi pare Sardegna e non mi ricordo che cos'altro, in questo periodo c'è la collezione appena uscita della L'Oréal, quella in collaborazione con Vogue per la mostra del cinema di Venezia, quindi con questi packaging bellissimi, scontata del 40%. Poiché la L'Oréal c'ha dei rossetti che secondo me costano uno sproposito esagerato, io in genere li prendo solo quando c'è uno sconto consistente, perché a prezzo pieno si aggirano intorno ai 16 euro. Troppissimo, mai comprato a quel prezzo. Io li ho sempre trovati poi scontati dagli 8, in certi periodi, insomma, dagli 8 ai 10 euro massimo, 11 euro, ecco, proprio il massimo dei massimi. E questo qui l'ho pagato 10 euro scontato, e tutta la linea comunque dei rossetti, questa serie qui, non solo l'edizione limitata, ma tutti quanti i rossetti comunque della L'Oréal sono scontati a 10 euro. Questo qui, cioè il Color Rich 375, lo trovate nella collezione permanente, non è un colore nuovo, quindi c'è comunque in collezione permanente, però loro scelgono alcuni colori insieme agli stilisti con cui si associano per fare queste collezioni di edizione limitata e poi abbinano, appunto, in questo caso è un abito. Bellissimo, tra l'altro, secondo me era il più bello di tutti, oltretutto, ma io l'ho scelto per il colore. E il colore, appunto, è questo qui, il 375, ed è quest'altro rosso con un forte sottotono comunque rosato. Questo rossetto qui, io onestamente non ricordo se. Allora, il colore è questo. Vedete, si vede molto il rosa rispetto a questo che rimane comunque più rosso. Non ricordo se qui su YouTube o su Instagram qualcuno di voi mi aveva detto che aveva visto questa nuova collezione e che sicuramente mi sarebbe piaciuto questo colore. E questo qualcuno, come ho messo anche nella foto quando l'ho acquistato e l'ho indossato così al volo tornando dal mare, una cosa bellissima, su Instagram, e questo qualcuno aveva ragione perché effettivamente è un colore splendido, è davvero davvero bello. E poi i color rich a me piacciono, ne ho diversi, hanno un'ottima stesura, un'ottima resa, sono molto cremosi. Anche questi, comunque, quando svanisce l'effetto più lucido del rossetto, hanno varie finiture. Questo qui ha la finitura leggermente lucida. Comunque le labbra rimangono belle pigmentate, dura diverse ore. Hanno un costo esagerato per essere un prodotto da supermercato. Onestamente, comunque, la L'Oréal si fa pagare un pochino troppo, cioè a differenza di un paio d'euro comprate il rossetto della MAC. Mi sembra esageratissimo. Però a 10 euro invece, secondo me, sono dei rossetti molto validi. Se li trovate più scontati, ancora meglio. Questo, ripeto, è la limited edition che è uscita della L'Oréal in collaborazione con Vogue per la mostra del cinema di Venezia, che ha un nome che ora non ricorderò mai. E ci sono dei mascara, degli smalti molto basic, molto chiari, e
una serie di rossetti, qualcosa sul rosa, qualcosa sul rosso più intenso, c'hanno finitura leggermente diversa, c'era un altro rosso molto carino ma aveva la finitura un po' brillantinata, il classico plum, insomma, diciamo prendono dei colori un po' per tutte, mi sembra siano quattro colori di rossetto, quattro smalti e due mascara, se non erro. E i prezzi adesso da quel sapone sono questo, intorno ai 10 euro, mi sembra 10 euro e 10. Poi c'è il mascara che scontato sta sui 11 euro, 10 euro e qualcosa, insomma, vabbè, intorno agli 11 euro. E gli smalti credo stiano intorno ai 2,53 euro. I prezzi sono più o meno questi. Poi, come new entry di blush ne ho due. Uno è della collezione della Kiko, quella che è andata in saldo, insomma, quest'estate. Questo me l'ha regalato, Serena. Ed è lo 02 Quirky Pink. Non so se si legga, comunque è questo. Me l'ha regalato perché l'aveva preso per lei, perché su di lei si vedeva un po' poco, invece su di me devo dire che si vede molto bene anche con un po' di abbronzatura. L'unica cosa che mi convince poco è questo illuminante, perché è il classico illuminante di Kiko, molto polveroso e vedete, brutto. Quindi questo onestamente è proprio il classico patacone Kiko, troppo bianco, poi illuminante, cioè, qui avrei visto qualcosa un po' più sui toni del rosato. Cioè, boh, non lo so, questo non mi convince. Questi due io li ho usati, miscelati insieme, e devo dire che il risultato è molto carino, mi piace tanto. È un bel rosa, proprio un bel rosa e si vede anche oltretutto, cioè guardate. Adesso ovviamente qua è messo spatacato sulla mano, anche scura, si vede comunque. E poi si sfuma molto bene, mi piace, davvero un bel blush. Non avevo preso blush di questa linea, ne ho preso uno della linea in sconto, sempre della linea quella che è uscita più in là, quella proprio estiva. E sono molto carini, anche quello lì, quello che porto oggi, quello della linea estiva. Belli, belle polveri. L'unica cosa che non capisco sono questi illuminanti, patacconi, molto grossolani. Bah. Poi invece Angela, che è The Gigetta 86. Vi lascio tanto i link nell'info box, non sono mai sicura, io sui nomi, numeri faccio un po' di casino. Mi ha mandato in Beauty Adoption alcune cosine, tra l'altro questi orecchini che sono bellissimi, io li adoro. Mi ricordano tantissimo una serie di accessorietti che avevamo con mia sorella quando eravamo ragazzine, che si portavano tantissimo a quell'epoca, stiamo parlando della preistoria. E avevamo le collanine, avevamo gli anelli, sono bellissimi, tutti fatti di corallini, li trovo davvero davvero molto graziosi. E poi mi ha mandato, tra le altre cose, anche qui non vi ho fatto vedere lo smalto perché aspetto sempre, insomma, di poterveli far vedere swatchati. Mi ha mandato anche uno smalto molto carino. Questo blush della Paris Memories, questo, che ha un colore, mi è piaciuto veramente tanto, ha un tono di rosa molto freddo, non so se definirlo malva o chi può dirlo. E comunque è un rosa molto freddo, ha una bella pigmentazione ed è questo, se non so con queste benedette luci. Abbiate pazienza, ma o così o nulla. E il colore è questo, che vedete è un po' più chiaro e più freddo rispetto. Allora è questo. Questo è quello di Kiko, che è molto più rosa acceso. Questo invece rimane molto più spento ed è il Paris Memory, che avrà un nome? Sì, 210 shade, questo qua. Non conoscevo questa marca. Non so nulla di questa marca, non so dirvi se si trovi qui perché Angela vive in Spagna, a Barcellona, quindi non so sinceramente dove l'abbia preso, poi magari lascia qualche commentino qua sotto e ci dà qualche dritta, glielo domanderò, però è davvero bello, davvero una bella pigmentazione, scrive molto bene, si sfuma molto bene, l'ho usato solo una volta, ma insomma si vede subito se un blush lavora bene col pennello, si sfuma bene, non fa l'effetto patacone, poi già solo il fatto appunto che si veda sulla pelle un po' abbronzata, che tende un po' a mascherare i colori, a non renderli al meglio, determinati colori. Devo dire che insomma mi ha piuttosto colpita, molto carini. Lo smalto che vi faccio vedere, diciamo, così per la categoria nuove entrate di smalti, è quello che indosso, che così con l'occasione appunto ve lo fo anche vedere, e sono appunto gli smalti della Minai, che io non avevo mai avuto modo di provare perché qui non li trovo, e la mia amica è
Esa, a cui mando un bacione grandissimo, ancora ti dico grazie immense, immense volte, me ne ha procurato qualcuno che vi farò vedere molto presto, appunto in un video dedicato, appena riesco a reperire un po' di rotelline. Ho fatto un ordine, ma penso mi arriverà tra un po'. Adesso vediamo se trovo qualcosa, le unghiette, se qualche cosa mi inventerò. Vi farò vedere un po' di questi smalti, perché in pratica di quelli che mi ha mandato Esa mi manca di provare solo un top coat, che però adesso non aprirò perché ce n'ho altri in ballo e altrimenti mi si seccano ed è inutile, e solo di quelli colorati solo uno, e mi sono piaciuti tutti, uno un pochettino meno, ma il resto fantastici, ottima resa, ottima stesura. È tutta l'estate che uso questi smalti in pratica, e questo pure è fantastico. Non so se riesco a farvi vedere il colore, vedete che all'interno ha delle luminescenze sull'oro ed è questo rosso aranciato proprio sparaflesciato, bellissimo, mi piace da morire. Bello, bello, bello. Questo nella fattispecie è il 129, si chiama By the Way ed è questo qua. Quindi con questo a rappresentare la categoria smalti, che poi vi farò vedere un po' più avanti, appunto delle novità che mi sono entrate in casa smaltifera, insomma manco più che cosa sto a dire, vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima con tutte le mani swatchate che mi devo ricordare di pulire prima di andarmi appoggiare da qualche parte. Ciao!